In occasione della giornata della memoria nell'Istituto Petrucci Ferraris Maresca di Catanzaro si è svolto l'incontro per non dimenticare Viaggio nella Shoah. I ragazzi del PSIE Ferraris, coordinati dai docenti Anna Maria Mazza, Roberta Critelli e Francesca Amato, hanno realizzato un video sulla Shoah. Sono intervenuti, oltre al dirigente scolastico Elisabetta Zaccone, il presidente di ANPI Catanzaro Mario Vallone ed il professore di sociologia dell'UMG Charlie Barnao. Sì, infatti oggi abbiamo voluto organizzare questo incontro che poi, voglio dire, è lo step finale di un percorso che stanno facendo i ragazzi su questi temi. La giornata della memoria non è solo oggi, ma bisogna ricordare che ogni giorno ci sono tante discriminazioni e purtroppo molto spesso gli autori poi siamo noi di queste discriminazioni. Abbiamo iniziato a costruire questo processo di consapevolezza già da 10-15 giorni precedenti a questo evento. Abbiamo voluto portarli in maniera preparata per rendere la giornata non solo un momento di celebrazione, ma proprio di una reale e profonda riflessione. Loro hanno avuto, noi avevamo cercato, ho cercato di spiegare in questi pochi giorni alcuni concetti fondamentali e la mostra ci ha aiutato tantissimo, veramente, veramente, molto bella. Dopo 22 anni di istituzione del Giorno della Memoria, non è che i problemi dell'antisemitismo, del razzismo siano stati risolti. Quindi la domanda che lei faceva dal punto di vista della consapevolezza, facciamo un po' di memoria, ma sulla parte della consapevolezza c'è molto da fare, c'è molto da lavorare. Pensiamo che solo qualche giorno fa, insomma, ancora si può prendere a schiaffi, picchiare, violentare in maniera verbale, ma non solo verbale, un ragazzino additandolo come ebreo. Ecco, c'è tanta strada da fare. Gli storici ci dicono che la storia non si ripete mai alla stessa maniera, quindi in teoria potremmo dire vabbè, finisce lì. Invece no, l'approccio sociologico, ed è quello che sto seguendo, è quello di individuare sull'onda di scienziati sociali importantissimi, di storici, quelle che sono delle caratteristiche del fascismo e del nazismo ovviamente, di conseguenza, che sono delle caratteristiche comuni in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Quindi l'idea di riuscire a trovare delle caratteristiche comuni che ci permettano di individuare il modo in cui il fascismo si rigenera continuamente e quindi si attualizza nella nostra realtà quotidiana.